Perché indugi? Sai che Atene non ha tempo. Ah! Kratos, sto scivolando! Devi liberarmi in fretta! Posso aiutarti! Possiamo salvare Atene, ma devi fare presto! E con quell'atto, Kratos mise in moto gli eventi che l'avrebbero portato alla rovina. Kratos, proprio come Atena aveva previsto. Ma sei arrivato tardi, forse troppo tardi per salvare Atene. O è per salvare Atene che sei venuto? No, io non posso! Non dobbiamo arrenderci! E quando l'oracolo scrutò la sua anima, vide una bestia, oltre che un uomo. Un tempo capitano dell'esercito spartano, Kratos comandava al principio solo 50 soldati. Ma presto i suoi uomini divennero migliaia. I suoi metodi erano brutali, ma efficaci. Ebbro di potere, era temuto da tutti. O quasi. Sua moglie era l'unica a sfidare la sua furia. Quando sarai soddisfatto? Quando finirà? Quando la gloria di Sparta sarà nota in tutto il mondo. La gloria di Sparta. Lo fai solo per te stesso. La sua bramosia di conquista non aveva confini. Ma quello che desiderava l'avrebbe mandato in rovina. Per gli dèi, perché Atena dovrebbe mandare te? Stai fuori dalla mia mente! Scegli saggiamente i tuoi nemici, Kratos. La tua forza bruta da sola non basterà per eliminare Ares. Un unico oggetto al mondo ti permetterà di sconfiggere un dio. Il vaso di Pandora, custodito ben al di là delle mura di Atene, nascosto dagli dèi nel deserto orientale. Ma ti avverto, Kratos, molti sono partiti alla ricerca del vaso di Pandora. Nessuno è mai tornato. Attraversa le porte del deserto, Kratos. Potrai iniziare la ricerca del vaso di Pandora. È l'unico modo che hai per sconfiggere Ares e salvare Atene.